36 mesi sott'acqua, le abbiamo appena issate a bordo, le prime impressioni? Le prime impressioni di questa annata 2012 sono molto positive, perché questa sperimentazione è partita ormai 6 anni fa, ci ha portato da 12 mesi a 24 mesi a 36. Avevamo capito che prolungando il tempo di permanenza il vino a queste condizioni, ripetiamo, uniche, temperatura molto bassa, costante, buio totale, pressione costante, fa sì che l'evoluzione del vino sia molto lenta e il vino ne guadagni sia in bollicina che in lunghezza. Un vino evoluto, ma mi dicevi anche perché stai seguendo anche le varie fasi della luna. Certo, perché questo tipo di affinamento fa sì che tra il vino e l'atmosfera ci sia un cuscinetto, che è questa pressione costante, che fa sì che il vino sia riparo dalla luna crescente, luna calante, e dalla pressione atmosferica, rimane sempre nel suo ambiente come è fin dall'inizio, senza sbalzi. Quindi una nota anche un po' magica. Mentre adesso cosa abbiamo messo in acqua? In acqua abbiamo messo l'annata 2015, in acqua poi permangono l'annata 2013 e 2014. Che isseremo? Isseremo nel 2017 una, 2018 l'altra, questa 2019. Programmi lunghi, ma per i risultati ci vogliono. E allora l'appuntamento è per l'anno prossimo. Appuntamento l'anno prossimo.